Bella ragazzi, ed eccoci qui in gara 4. Vediamo un po' come si evolve la situazione. Spero ovviamente di andare sul 3-1. Per adesso sto cercando di fare tutte le partite, anche perché ragazzi nei playoff non c'è possibilità di simulare. Quindi siccome le devo giocare a sto punto le registro e cerco di registrarne il più possibile. A volte ci saranno delle partite magari che non vi farò vedere, ma almeno nella prima fase qui contro i Blazer cercherò di farvele vedere tutte. Poi vedremo un po' come si evolve la situazione. Intanto nuova tenuta, ovviamente è una maglia storica, ma io parlavo delle calze di Miracle Man e delle scarpe, ragazzi. Ogni tanto Miracle cambia le scarpe, sempre create da me, ragazzi. Ecco qua questo movimento pifferoso. E perdo palla, giusto per parlare delle scarpe. 4-0, un po' di errori parlando di scarpe, ragazzi, mi sono lasciato distrarre un po'. E poi piazzo questa. Il rimbalzino di Miracle Man. Poi cerco di giocarla per Crawford. Intanto, ragazzi, nessuno se n'è accorto, probabilmente. Cazzarola Crawford, ma è tornato Chris Paul. Altra difesa buonissima e altro rimbalzo e altro passaggio per Crawford, che stavolta non dovrebbe sbagliare. E ragazzi, oh! Perfetto! Ribaltone! Splash! E beccati anche il canestro su questa action. Quindi vado anche ai liberi. Inizio di partita impressionante da parte di Miracle Man, che riesce già a piazzare nel primo quarto ben 13 punti. E infatti, eccolo qua. Attenzione, perché sono riuscito a liberarmi abbastanza facilmente. Ehi, Chris! Ah! Splash! Ma è la quarta tripla di oggi. Ci sono... Bam! Niente. Niente. Provo ad andare via, ma già mi raddoppiano. Allora la passo fuori per Chris Paul, che vi ricordo è un tripleggiatore. 26-22, sta per finire questo primo quarto, ma devo dire che loro stanno tenendo duro in qualsiasi caso. No, porca miseria, non ci voleva questa. Vediamo Shabazz Muhammad fuori per Damien, che sbaglia, meno male. Abbiamo 18 secondi, gestiamo la palla per favore, Chris. Non facciamo cazzate, dai. Gestiamola, Chris, bravo. Dai, facciamo vedere che siamo capaci a liberare tiratori. Tipo Redick. Spam! 29-22. È così che Miracle prende in mano la squadra, cercando il miglior tiratore. Libero, ovviamente. E quindi finisce qui il primo quarto sul 29-22. Se segnava, però... cioè, tirava giù lo stadio, porca miseria. Il pubblico scendeva in campo e lo abbracciava. Eccomi qua, ragazzi. Sono stato in panchina per tutto il secondo quarto, cioè sono entrato adesso. E il punteggio su 44-35, quindi i ragazzi hanno giocato veramente molto bene finora. Eccotela qua, Kenter. Porca miseria. I ragazzi hanno giocato abbastanza bene finora, quindi 44-35. E credo che se continuiamo così in questa partita, che è iniziata molto bene, se continuiamo così possiamo tranquillamente andare al prossimo turno. Sbam! No! Sempre 44-35. Prova a farmi vedere in questa situazione. Vado contro Connaughton. Provo ad andare con BOOM! L'aggressività di Miracle Man. Ragazzi, 52-48. E non va bene. 11 secondi al termine. 11 secondi al termine. Prova ad andare in mezzo alla folla. Mi smarco molto bene. Opla. No, cacchio. No. 52-48 finisce il secondo quarto. Ogni volta che noi andiamo in vantaggio di un tot di punti, loro riescono sempre a ritornare in gara. Anche vincere questa partita è molto importante, perché poi possiamo chiudere la serie in casa, quindi vincere davanti ai nostri tifosi e passare il turno. Intanto qui Kenter ha fatto qualcosa di magico. Provo a smarcarmi nella zona dove non ci sono molti giocatori e c'è il fallo di Connaughton. E la piazzo! Ma come ha fatto? Ma è buona.
Ma mi sa di sì. Sì, cacchio, sì, spacco tutto. È Crawford incita, questo è Miracle Man, ragazzi. È Miracle. È Miracle, sei tu, vero? Sì, sì, Crawford. Eccotela qua, Crawford. Vai, Chris. Piazzo sto libero. E arriviamo al 57-48. Opla, dai. Vado anche a rimbalzo. Mamma mia, ragazzi, devastante Miracle Man quest'anno. È qualcosa di grande. Sono un po' indeciso sul ruolo della prossima stagione, ma mi piace troppo l'ala piccola. Ed eccola qui, Crawford, 60-48. Voglio approfondire un attimo questa cosa, comunque. L'ala piccola mi sta piacendo tantissimo e probabilmente farò anche l'ala piccola la prossima stagione. Vedremo. Vedremo. Altro rimbalzo. Magari lo faccio anche un pelino più alto e diventa assolutamente devastante. Però non mi piace l'idea della 2K di non poter alzare più il tiro. Cioè, che cosa mi significa? Bouchakalaka! Cioè, quello che intendevo è che, boh, forse per il giocatore alto, non lo so, non mi hanno più fatto alzare il... Attenzione! Boom! Bellissimo questo! Attenzione, perché riesco a superare con un gioco incredibile Shabazz Mohamed. Ed ecco qua il canestro. 70-60, sempre solo 10 punti di distacco tra le due squadre. E devo cercare di fare bene. Attenzione, perché... Attenzione! Attenzione, ragazzi, questa è stata la figata. No, peccato. Attenzione, perché loro stanno usando una difesa immediata nella nostra metà campo. E infatti funziona. Attenzione, 70-62, Rivers. Ah, stoppatola di Miracle Man. E riusciamo a prendere anche il rimbalzo. Ora basta. Miracle viene fuori e distrugge tutto. Eccolo qua. Opla, step back and fire. E sì, 72-62. Attenzione, recuperozzo. Via, 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 via. Andiamo però, ragazzi. Andiamo, andiamo, andiamo. Top. Dai, Wall. Bam. 8? Ottavo assist. Attenzione, cerco di non farlo tirare. Forse ce la faccio perché gli ho rubato palle. Invece no, la passa Mohamed, che non sbaglio ovviamente, e segna il 76-72. Bella, bella situazione di merda. Oh, rimbalzino, rimbalzello. Vai Paul, smarcati bene di là, bravo. Proviamo a giocarcela, dai. Bravo Crawford, dai ragazzi. Fuori per me, fuori per Paul. Dai, va che schemino. No, fuori, fuori. Bravo, io ero pronto però, Dai che ci stiamo anche divertendo e ci stiamo scialando in questi playoff. Forse la partita precedente a questa no. Ma... Ma dai, bravi. Ma in questa ci stiamo divertendo una cifra. Nonostante loro siano sempre alle costole, però noi ci divertiamo. Bravo Crawford. Con allegria e frenesia, ma non è vero, perché vedo che non è vero, però... Paul, ma che cazzo, scusa? Oh! Boom! Cerco di non farlo passare in nessuno dei casi. Rimane libero Shabazz, però. Che viene disturbato proprio da Miracle Man al tiro. Quindi Miracle si smarca dall'altra parte, Paul lo vede. Stavolta frena un attimo. E la piazzo! 85-73. Ci casca un pochino Connaughton, ma poi devo tornare fuori e cercare proprio Redick, che non dovrebbe sbagliare, però. E infatti, 87-80. Ed è importante qui, Ok, ragazzi, non arrendiamoci, non arrendiamoci. Cerchiamo di essere esaltati, soprattutto. Exaltation! Oh, ma che cacchio, però! Proviamo a fare... Guardate che Connaughton non ha per niente una difesa aggressiva. E io faccio questo. Sbam! 90-82. Ragazzi, 92-89, loro non si arrendono e questa è una delle problematiche a giocare alle difficoltà più alte, che praticamente loro sono sempre in partita, qualsiasi cosa succede. E infatti adesso Griffin ha sbagliato. Mannaggia, mannaggia, dovevamo andare via probabilmente adesso e non negli altri quarti. Vediamo un po' cosa succede, io cerco sempre di aiutare un po' la difesa.
Attenzione Connaughton, meno male che ci sono tornato abbastanza in fretta. Vediamo che loro non riescono. Oh, ma perché è libero? Ah, ma perché? Porca miseria, 92-91 non va bene. 92-91 non va bene. E come vi dicevo, mancano due minuti e Miracle che si deve caricare la squadra sulle spalle. Non ce n'è, non ce n'è. Ecco qui il passaggino per Griffin, che è da solo, ma non è un buon tiratore, non se la sente. Devo cercare di ragionare al meglio possibile in questo momento. Attenzione, JJ! Bravo JJ! Doppia doppia di Miracle Man. Dai! Damian Lillard contro Chris Paul, manca pochissimo e ce la dobbiamo giocare tutta qua. Tutta qua, attenzione perché Kanter, l'uomo da cui ci si aspettava ovviamente qualcosa di più in attacco, riesce invece ad intercettare. Io intanto faccio dei giretti intralazzosi per il campo insieme a Chris Paul, cerchiamo di scambiarci palle il più possibile. Intanto Blake viene stoppato, attenzione no, attenzione no, no no, ah! Sì, grande Miracle Man. Dai, insieme abbiamo fatto probabilmente un recupero palla impressionante. Vediamo un po' cosa succede. Mancano pochissimi secondi. A questo punto, come al solito, come ho deciso in questa stagione, mi carico io la squadra sulle spalle. Prova ad avvicinarmi e prova ad entrare in maniera aggressiva. Dai, grande, grande. Prendo i liberi, che è importantissimo nei finali, prendersi i liberi. Lillard chiede spiegazioni a Connaughton. La concentrazione di Miracle Man, molto concentrato, vuole vincere il campionato NBA. Ha preso in mano la squadra, ragazzi. Finalmente il leader che volevano i Clippers. Attenzione perché la situazione può diventare devastante. 96-91, pochi secondi al termine. Andiamo su Damian. E vai che ho preso il rimbalzo. Dai, 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 con calma. Con calma. Fai scorrere il tempo con calma. Oh, col cacchio che faccio scorrere il tempo. Dai. Molto probabilmente la palla andrà su Damian Lillard. Quindi bisogna cercare di pressarla il più possibile. No, non è andata su di lui. Va su Connaughton. Connaughton. E invece sì, adesso è su Lillard che sicuramente si prenderà il tiro. Invece no, la apre tutta. Ma oh, ho fatto la cazzata. Era un po' forzatello. E intanto il fallo di Vonleh. Va Crawford dai liberi. E direi che ci siamo, ragazzi. Passiamo al 3-1. Importantissimo. Infatti vado in panchina. 3-1 veramente devastante. 101-96. Vinciamo anche questa. Ragazzi, andiamo in casa per gara 4. Quindi assolutamente devastante. Passiamo il turno probabilmente in casa, almeno spero. E ci vediamo nel prossimo episodio. Bella!